I documenti internazionali suggeriscono un approccio farmacologico alla BPCO basato sulla gravità della malattia. Ma quando si arriva alla terapia triplice e chi sono i pazienti che possono trarre maggior vantaggio da questa terapia? Lo chiediamo al professor Blasi di Milano, intervenuto alla conferenza stampa di presentazione di una nuova terapia triplice in device unico in monosomministrazione giornaliera. Professor Blasi, come si quantifica la gravità della BPCO ai fini del trattamento? Allora, la gravità della broncopneumopatia cronica ostruttiva o BPCO si valuta sostanzialmente su diversi parametri. Il primo parametro è la funzione respiratoria, cioè il livello del volume massimo espiratorio al primo secondo, il FEV1, che ci consente di identificare e di quantificare qual è la compromissione funzionale. Gli altri punti molto importanti nella gestione del paziente sono e nella identificazione del paziente sono il livello di dispnea, cioè della mancanza di respiro, e l'altro punto importante è il numero di riacutizzazioni e la loro gravità, perché possiamo avere riacutizzazioni gestibili a domicilio e riacutizzazioni che invece necessitano l'ospedalizzazione. Ovviamente l'importanza dell'ospedalizzazione pesa molto nella gestione e nella identificazione del paziente più grave. Quando si arriva alla terapia triplice? La terapia triplice è ovviamente l'associazione di tre farmaci, due broncodilatatori e uno steroide inalatorio, e ovviamente questa è una terapia di secondo livello nei pazienti moderati gravi che presentano un numero di riacutizzazioni superiore a 2 durante l'anno precedente e che non rispondono alle terapie usuali di base, che sono soprattutto il LABA-ICS, cioè il beta 2 long acting più lo steroide inalatorio. Quali sono, professore, i farmaci della triplice terapia presentata oggi? I farmaci sono della terapia odierna che è stata presentata oggi sono sostanzialmente l'umeclidinio, che è un farmaco a lunga durata d'azione antimuscarinico, il vilanterolo, che è un beta 2 long acting, e il fluticasone furoato, che è uno steroide inalatorio a grande potenza. E quali sono i vantaggi di questa formulazione, per la quale fra l'altro è previsto un unico inalatore? I vantaggi sono proprio come lei ha detto, intanto di avere un unico inalatore, che per il paziente è fondamentale, perché questo consente un aumento chiaro dell'aderenza del paziente. Il secondo punto è mettere insieme i farmaci, consente di raggiungere i recettori a livello bronchiale insieme. I due farmaci agiscono in maniera sia additiva ma a volte sinergica, cioè aumentando il proprio potenziale d'azione, proprio perché arrivano insieme a gestire la dilatazione del bronco. La presenza poi dello steroide inalatorio consente intanto di aumentare e modulare in maniera positiva l'azione del broncodilatatore, il beta 2 long acting, e dall'altra parte dare un effetto antinfiammatorio che insieme ai due broncodilatatori consente un miglior controllo della malattia.